innanzitutto vorrei ringraziare in modo particolare il dottor Luciano Campanelli per questo invito che mi ha permesso di essere qui tra voi oggi nella terra di Scipionix a parlare delle ultime scoperte che sono state fatte su questo dinosauro e che sono state presentate in anteprima l'anno scorso a giugno in occasione della pubblicazione di una monografia che è costata molto lavoro a me e al collega Simone Maganuco, collaboratore del nostro museo, ma che ha portato nuovamente alla ribalta questo fossile unico al mondo e che è ancora unico, dobbiamo esserne veramente orgogliosi, perché è l'unico dinosauro al mondo, tutt'oggi, che oltre allo scheletro conserva una quantità, una varietà incredibile di tessuti molli fossilizzati insieme allo scheletro. È per questo che Scipionix è famoso nel mondo e non è stato ancora uguagliato da nessun altro dinosauro, nonostante le scoperte siano continue. E non preoccupatevi per il titolo che leggete in inglese, perché in realtà la conferenza è in italiano. Ho voluto così rispettare il titolo della monografia. E come vedete ci sono tanti sottotitoli, che sono diversi capitoli all'interno del libro, un libro di 300 pagine in cui abbiamo riesaminato non solo l'anatomia dell'animale ma anche il suo contesto sedimentologico, abbiamo voluto verificare la sua reale provenienza dal giacimento paleontologico di Pietraroia, anche se non avevamo dubbi. Ed è stato importante studiare anche l'età dell'animale, perché essendo molto morto quando era molto giovane, ha delle proporzioni corporee che possono deviare l'interpretazione della sua anatomia e delle affinità che ha rispetto ad altri dinosauri, che invece rappresentando esemplari adulti hanno una struttura corporea diversa. Quindi tutto questo è stato fatto per cercare di conoscere meglio il dinosauro, per classificarlo meglio, per capire chi era, come viveva e anche tutto quello che ha mangiato, abbiamo scoperto, nonostante la sua brevissima vita, 110 milioni di anni fa, prima di morire, il dinosauro fu anche nutrito dai genitori, come vedremo. Permettetemi una brevissima ricapitolazione su che cos'è un dinosauro, perché questo è importante anche per capire il valore di questo fossile rispetto alle conoscenze che i geologi italiani avevano dell'Italia nell'era mesozoica. Si pensava che l'Italia non fosse terra di dinosauri, che non sarebbe mai stato possibile trovare dinosauri nel nostro territorio, perché erano animali esclusivamente terrestri e l'Italia, si diceva, in base a molti studi geologici, doveva essere tutta sommersa dalle acque, da un grande oceano che vedremo tra poco. I dinosauri erano rettili, ma erano rettili molto diversi da tutti gli altri. Qui lo vediamo schematizzato bene. I rettili attuali, pensiamo ai coccodrilli, alle lucertole, hanno gli arti posizionati di lato rispetto al corpo, in una cosiddetta postura che possiamo tradurre divaricata, gli inglesi dicono sprawling, in cui sostanzialmente toccano per terra con la pancia, non hanno una grande agilità. I dinosauri invece sono riusciti, prima ancora dei mammiferi, prima dell'uomo, a sviluppare una postura colonnare degli arti. Queste zampe messe in verticale sotto il corpo permisero ai dinosauri di diventare molto grandi come dimensioni, perché si tratta di una struttura architettonica perfetta per scaricare bene a terra il peso del corpo. Vedete il cursore, la freccia si vede?
Ecco, vedete appunto la testa del femore è messa di lato come una L rovesciata, così come negli esseri umani, e questo permette appunto la verticalità degli arti. E questo permise anche ai dinosauri di diffondersi su tutte le terre emerse, perché erano animali molto efficienti nel modo di camminare. La dominazione dei dinosauri si passò attraverso tre periodi dell'era mesozoica che tutti conosciamo ormai: Triassico, Giurassico e Cretaceo. La grande esplosione di dinosauri avvenne alla fine del Triassico, e però alla fine del Triassico, altra breve immagine un po' didattica. Nell'opinione popolare sono chiamati dinosauri tantissimi animali preistorici, indipendentemente dalla loro struttura corporea, e quindi diventano dinosauri anche gli ittiosauri, i plesiosauri, i rettili volanti. In realtà i dinosauri, proprio per quello che abbiamo detto ora, erano soltanto questi rettili molto evoluti nel modo di camminare. Bisogna guardare le zampe, bisogna vedere se sono poste verticalmente sotto al corpo. Alcuni erano bipedi, altri erano quadrupedi, ma questa era la loro tipica postura. All'inizio del Giurassico c'è la grande esplosione nel mondo dei dinosauri, ma l'Italia non è una terra propriamente facile da raggiungere. Se avessimo potuto sorvolare con un satellite artificiale il nostro pianeta 200 milioni di anni fa, avremmo visto questa strana disposizione dei continenti e avremmo visto un'Italia solo virtualmente, cioè quella silhouette bianca, eccola lì, che è all'interno di un golfo molto ampio, di questo oceano chiamato Tetide, che durante l'era mesozoica non farà altro che insinuarsi sempre di più da est verso ovest, dividendo alla fine le terre emerse in due grandi supercontinenti, l'Eurasia a nord e Gondwana a sud. Ecco quindi perché si diceva che l'Italia non poteva essere terra di dinosauri. In realtà non era così. E questo si è capito soltanto con la scoperta delle prime orme fossili che indicano il passaggio di animali terrestri sulle Dolomiti, ma dal punto di vista dei resti scheletrici fino al 1980 non c'era nulla di conosciuto. Il primo e poi quello che è diventato più importante di questi ritrovamenti è proprio Scipionyx amniticus, trovato nel 1980 in una roccia che era nota per la ricchezza di pesci fossili, che quindi testimoniava la presenza del mare, un calcare marino, però in cui c'erano tracce di vicinanza delle terre emerse. Infatti erano già stati trovati dei rettili terrestri e un anfibio, un giacimento che ha 200 anni di storia scritta, perché le prime descrizioni sono del 1798, opera di Scipione Breislak, ed è proprio Scipione Breislak che abbiamo voluto dedicare il nostro Scipionyx. La storia della scoperta ormai è nota, non è la sede per ricapitolare tutto, semplicemente poniamo delle date. 1980 è l'anno in cui Giovanni Todesco, privato cittadino appassionato di fossili, scopre e trova questo fossile nelle cave di Pietraroia e lo tiene a casa sua, non riconoscendone l'importanza, fino al 1993, quando il collega Teruzzi e poi chi vi parla hanno la possibilità di vedere questo fossile, che nel frattempo ha cominciato a dare dei dubbi per la sua struttura anatomica. I dinosauri, si comincia a capire che non erano tutti animali giganteschi, ci sono queste tre dita inconfondibili negli arti anteriori. E, insomma, questo diventa poi il primo dinosauro trovato in Italia.
La competenza territoriale è quella della soprintendenza di Salerno, presso cui viene depositato finalmente il fossile, che così può essere restaurato al meglio e successivamente studiato. Il lavoro di restauro è stato lungo, ma è stato assolutamente necessario per poter vedere bene le ossa di questo animale, e non solo le ossa, e quindi studiarlo in dettaglio. Vedete un confronto tra il cranio prima e dopo il nostro intervento di preparazione. Chi vi parla, insieme a Sergio Rampinelli, un valente collaboratore del Museo di Milano, fecero tra il 94 e il 97 la preparazione, che fu tutta meccanica e manuale, in modo da non inquinare anche con sostanze chimiche strane e non danneggiare i resti molli che man mano emergevano. E quindi alla fine vedete come si vedevano molto meglio tutte le ossa, in questo caso del cranio, ma questo lavoro è stato fatto su tutto l'esemplare. Dopodiché, con la collaborazione di Marco Signore, che allora si era appena laureato all'Università di Napoli, scrivemmo un articolo che tentammo di far pubblicare a Nature, che è la rivista scientifica più prestigiosa del mondo. L'articolo fu alla fine accettato, ma passarono 9 mesi perché gli editori temevano che il fossile non fosse autentico, e questo per la sua eccezionalità, ancora una volta. E quello fu un grande momento per la paleontologia italiana, perché veramente, insomma, tutto il mondo, non solo quello scientifico, venne a sapere dell'esistenza di questo incredibile fossile. Ma l'articolo di Nature consisteva soltanto in 3 pagine, in cui veniva data una carta d'identità dell'animale, con il battesimo di un nome scientifico, Scipionix samniticus, e quindi era una diagnosi preliminare, e naturalmente si focalizzava sulla descrizione dei primi tessuti molli mai trovati in un dinosauro. La completezza dell'esemplare era tale che in 3 pagine era impossibile descriverlo completamente. Sicché iniziò un lungo lavoro di studio che si è protratto poi per altri anni, e che è stato possibile grazie ad una collaborazione continua con la soprintendenza di Salerno, che a un certo punto ha prestato l'esemplare al Museo di Milano. Nell'occasione avevo organizzato una mostra tematica sul giacimento di Pietraroia, e quindi i visitatori potevano vedere il fossile a Milano, ma noi potevamo anche lavorare alla sua descrizione, avendo il fossile vicino a noi. E tutto ciò ha prodotto questa monografia che accennavo poco fa, che racconta tutte le novità che racchiude questo esemplare. Lo stato di conservazione è tipico di molti dei fossili che si trovano nei giacimenti di calcari laminati, stratificati, quindi il fossile ha una sua tridimensionalità, ma è molto compresso, non è schiacciato in realtà, è stato deformato in modo plastico, molto lentamente, insieme allo strato di fango in cui si è depositato sul fondo della laguna di Pietraroia. E quindi noi possiamo in un certo modo ritornare alla tridimensionalità dell'animale. Come? Naturalmente in questo caso le ossa non si possono estrarre a tutto tondo dalla roccia su cui appoggiano, altrimenti verrebbero disperse. E quindi il lavoro di preparazione è stato la creazione di un bassorilievo. L'animale però, vedete, è piccolissimo, e quindi, anche se si tratta di un dinosauro, abbiamo dovuto studiarlo sempre al microscopio e con varie tecniche di microscopia. Uno dei modi più sofisticati e utili per vedere
ricostruire la tridimensionalità del fossile e vederlo anche sul lato nascosto, diciamo così, sul lato B, è stato quello di fare un attack. Gli apparecchi medicali però non sono precisissimi e quindi, considerando lo spessore dell'animale, che è di soli 4-5 mm, abbiamo potuto vedere alcune strutture, ma non tutte. Grazie a una collaborazione con l'Ospedale Maggiore di Milano abbiamo eseguito abbiamo affettato sostanzialmente in modo virtuale il fossile, per carità non è stato certamente toccato, e qui vediamo uno dei risultati che ci fanno capire perché è utile l'attack. Questo particolare è un ingrandimento del bacino del dinosauro, diciamo così, il cinto pelvico, in cui si vede una piega dell'intestino. Questo è l'ultimo tratto dell'intestino, che vedete forma una U. Questa U si vede però soltanto nella fetta più profonda, cioè nella sezione che riguarda una parte che è ancora all'interno della roccia, e che però, confrontata con le altre fette successive, ci fa capire come questa ansa dell'ultimo tratto dell'intestino sia immersa verticalmente nel sedimento che ingloba ancora gran parte del dinosauro. Invece un metodo molto più semplice, che all'inizio sembrava un gioco ma che si è rivelato molto complesso e soprattutto molto utile, è stato quello di estrarre le ossa indirettamente dalla lastra fossile. Cioè abbiamo ridisegnato completamente le ossa del cranio e abbiamo cercato di ricomporle in tre dimensioni su cartoncino. Qui vedete Simone Maganuco, coautore della monografia, e Marco Auditore, che ha realizzato tutti i disegni scientifici di quest'opera, alle prese con la ricostruzione in 3D del cranio di Scipionix. E qui abbiamo fatto una scoperta per nulla scontata. Cioè abbiamo visto che tutte le ossa si ricomponevano, si riarticolavano perfettamente e andavano a riformare il cranio in tre dimensioni dell'animale. Tutte tranne le ossa frontoparietali, che sono state aperte durante lo schiacciamento del fossile, durante la cosiddetta diagenesi, ma che non erano danneggiate. In realtà questi margini tra le due ossa sono dei margini naturali, e le ossa, anche una volta ricomposta la tridimensionalità del cranio, non combaciavano. Questo perché? Perché questa finestrella corrisponde alla fontanella frontoparietale che c'è anche nei neonati della nostra specie e nei pulcini degli uccelli e nei cuccioli dei mammiferi. Quindi questo è un carattere di immaturità che ci fa capire come questo animale fosse molto molto giovane al momento della morte. Questo lavoro di ricostruzione 3D è stato anche utilissimo per ricomporre il puzzle complicato delle ossa, che erano tutte appiattite in pochi millimetri, quindi non si capiva quali appartenessero al lato destro, al lato sinistro. Soltanto nel cranio ci sono 80 ossa circa, e quindi questo ci è servito per ricostruire tutta l'osteologia del cranio e di tutto l'animale in tre dimensioni. Qui ora in sequenza vedrete alcune immagini animate che mostrano prima le ossa dello scheletro dermico della parte esterna del cranio, poi in sequenza quelle della parte sinistra, quelle del palato, quelle del brain case, quelle che racchiudono il cervello, la mandibola destra e l'emimandibola sinistra. Non c'è solo la fontanella frontoparietale che ci indica la giovane età dell'animale, tantissimi altri caratteri, sia nello scheletro del cranio che in quello postcraniale, ci dicono che questo era un dinosauro neonato.
il muso molto corto, gli occhi grandi, sono tutti caratteri cosiddetti infantili che servono negli animali per inibire l'aggressività dei genitori e praticamente invogliano gli adulti a nutrire i piccoli. Sono proprio caratteri infantili che sono presenti anche nel nostro Scipionix. E poi un fatto più tecnico ma importantissimo, questo è l'insieme della colonna vertebrale, e si vede che tutte le vertebre non sono ancora co-ossificate, cioè c'è la parte dorsale della vertebra, i cosiddetti archi neurali, che sono ancora separati dai corpi delle vertebre tramite la sutura, l'articolazione neurocentrale o sutura neurocentrale. Questa è una sutura che ossifica mentre l'animale cresce. Era talmente poco ossificata, poco formata, poco saldata questa sutura, che in alcune vertebre si sono separati i corpi vertebrali dalle rispettive spine. Quindi vuol dire che questo animale era appena appena in grado di camminare. E grazie ad una collaborazione con dei veterinari, in particolare un veterinario sudafricano, Fritz Utzermaier, abbiamo potuto poi chiarire alcune stranezze che ci avevano dato dei dubbi nella posizione degli organi interni. In questo caso, cioè, la cosa più enigmatica era l'intestino, che vedete abbastanza bene qui, che anziché essere sostenuto dalle ossa del cinto pelvico era spostato tutto in avanti e mostrava invece un vuoto sotto la pancia. Che cosa significa questo vuoto? Per lungo tempo non l'abbiamo capito. Poi quando questo collega ci ha mandato delle fotografie di alcuni piccoli coccodrilli morti per ritenzione del sacco del tuorlo, abbiamo capito che questo spazio in realtà nell'animale probabilmente non era vuoto, ma era occupato da un residuo del tuorlo che l'animale stava ancora utilizzando come nutrimento di riserva prima ancora di diventare completamente autonomo, cioè prima di non avere più bisogno dei genitori e di questa riserva di cibo. Ovviamente il sacco del tuorlo non si è conservato, perché si tratta di una struttura, di un liquido, che quindi non può fossilizzare, però lo spazio lasciato nell'addome è compatibile con la presenza del sacco del tuorlo. Quindi a questo punto abbiamo provato a ricomporre l'animale all'interno di un uovo e abbiamo visto che sarebbe stato tranquillamente rannicchiato in un uovo della lunghezza di circa 11 centimetri. Si trattava quindi di un dinosauro neonato. Che non superava la lunghezza di 45 centimetri e il peso di 300 grammi, poco più. Nonostante la giovane età, molte ossa, anche quelle più delicate, si erano già formate, e tra queste c'è la furcula o forcella o wishbone, come lo chiamano gli inglesi, osso dei desideri, che è un osso che noi conosciamo non tanto con questa forma, non lo conosciamo nei rettili, ma lo conosciamo negli uccelli. Qui vedete una furcula di pollo confrontata con una furcula di dinosauro. È esattamente lo stesso osso, cambia soltanto l'angolo di congiunzione dei due rami. In realtà questi due rami non sono altro che le clavicole, come le nostre clavicole, che nei dinosauri si sono a un certo punto fuse, in alcuni dinosauri carnivori, e che poi sono rimaste nei loro discendenti uccelli. Quindi qui stiamo anticipando un argomento che poi trattiamo un pochettino ancora più avanti. E Scipionix è uno dei dinosauri che rafforza il rapporto evolutivo, il rapporto di parentela che c'è appunto tra alcuni dinosauri carnivori
e quelli che poi sono diventati gli uccelli. Dopo aver studiato tutto lo scheletro del dinosauro abbiamo finalmente potuto fare un cosiddetto cladogramma, cioè ricostruire un albero genealogico dei dinosauri affini a Scipionix che ci mostrasse anche tutti i gradi di parentela. Questa è un'operazione che non si può fare mentalmente, ci vuole un calcolatore, perché bisogna confrontare contemporaneamente tantissimi caratteri anatomici e in tantissime specie di dinosauri. E questo però l'abbiamo fatto con molta attenzione solo dopo avere determinato quali erano i caratteri giovanili dell'animale, in modo che questi caratteri giovanili non influissero sull'albero filogenetico, cioè praticamente abbiamo escluso tutti i caratteri che erano tipicamente da animale giovane. In questo modo abbiamo potuto confrontare Scipionix, che è un animale molto, un dinosauro molto immaturo, anche con gli adulti di altre specie di dinosauro. Quindi abbiamo dovuto ritornare nella letteratura, confrontare alcuni fossili che abbiamo visto di persona, altri in base a quello che era stato pubblicato, e di ognuna di queste 95 specie diverse abbiamo esaminato 360 caratteri con quelli che aveva Scipionix. Questo lavoro è stato di alcuni mesi e alla fine abbiamo capito che Scipionix appartiene alla famiglia dei compsognatidi, che era una famiglia già nota. Ha detto prima giustamente il collega Campanelli che Jura Venator è un cugino di Scipionix, infatti eccolo qui. I dinosauri del Giurassico superiore della Baviera, che sono Jura Venator e Compsognathus, sono dei compsognatidi che però sono più evoluti dal punto di vista anatomico rispetto a Scipionix, che invece, da come vediamo dalla sua ramificazione molto ancestrale, rappresenta dal punto di vista strutturale un compsognatide basale, nonostante sia del Cretacico. Cioè questo è un animale che è vissuto dopo questi dinosauri della Baviera, ma ha una anatomia più semplice, più primitiva. Questo perché? Perché forse si è evoluto separatamente dagli altri compsognatidi in condizioni di parziale isolamento geografico. E quindi è andato avanti con una evoluzione un po' a sé. Andiamo però sui tessuti molli, che sono la cosa più clamorosa che interessa di più sicuramente anche a voi. Questa è una fotografia in luce naturale che fa vedere già come i tessuti molli siano ben evidenti, in particolare l'intestino, anche per una colorazione che è intermedia tra la matrice molto chiara e le ossa che sono bruno scure. Se però fotografiamo Scipionix sotto la luce ultravioletta, abbiamo la possibilità di vedere anche i resti organici che sono conservati sotto forma di un sottile velo residuale, e in particolare vediamo che appare all'interno del torace una macchia molto scura con una colorazione diversa da tutto il resto del corpo dell'animale. E questa è stata indagata approfonditamente da noi, perché avevamo già ipotizzato precedentemente che, data la sua posizione, potesse rappresentare i resti del fegato del dinosauro. Ed effettivamente però non avevamo avuto ancora delle prove geochimiche chiare di questo, finché non abbiamo fatto le analisi con il microscopio elettronico a scansione, che permette di puntare una microsonda esattamente in un punto da noi stabilito. Prima però vediamo una mappa generale dei tessuti molli che è stato possibile realizzare grazie a tutti questi metodi di studio. E alla fine, vedete nella colonna a destra, ogni colore rappresenta un tipo di tessuto diverso. Quindi abbiamo una quantità impressionante di tessuti molli, una varietà e un livello di conservazione anche
in dimensioni, in grandezze subcellulari, che non è presente, che non ha pari, che non ha paragoni in, veramente in nessun altro vertebrato fossile dell'era mesozoica che sia stato scoperto finora. Ora vedremo alcuni di questi tessuti, non c'è il tempo di studiarli, di rivederli tutti, ma per esempio, ancora una volta, vediamo un confronto tra la luce naturale che ci fa vedere le ossa degli arti posteriori, queste sono sostanzialmente sono le ginocchia, vedete una colorazione piuttosto uniforme. In luce UV le superfici articolari assumono una colorazione brillante, colore dorato, e se ingrandiamo ancora questa zona possiamo notare come ci sia una precisione nella posizione anatomica, cioè questa luminescenza ripete esattamente la forma delle superfici delle articolazioni. Questo perché? Perché questi sono i residui delle cartilagini delle articolazioni, in questo caso del ginocchio del dinosauro. Ritorniamo alla enigmatica macchia rossastra che si vede in luce naturale, questa macchia rossa che indica la presenza probabilmente, dicevamo, di minerali di ferro, ma che in luce UV mostra di avere impregnato anche una parte consistente della matrice calcarea, quindi vuol dire che questa sostanza doveva essere liquida e che si è diffusa nel sedimento intorno al torace del dinosauro. Allora cosa abbiamo fatto? Siamo andati, per fortuna abbiamo un microscopio elettronico molto avanzato che ci fu acquistato dalla Regione Lombardia anni fa, che permette di arrivare a migliaia di ingrandimenti, e puntando la microsonda del microscopio elettronico in vari punti, sia sulle ossa che mostravano di essere state contaminate da questa materia rossa, sia sul sedimento impregnato da questa macchia, abbiamo avuto questa risposta clamorosa, cioè un picco del ferro altissimo, ancora più alto di quello dell'oro, che è il principale inquinante. Dico inquinante perché l'oro deriva dalla doratura che viene messa su una briciola di sedimento che è stata prelevata in questa zona per consentire agli elettroni di passare meglio attraverso il microcampione. E quindi diciamo è una sostanza utilizzata da noi. Questo però fa capire quanto ferro veramente ci sia dentro in questa zona del dinosauro, quindi tantissimo vedete ossigeno e ferro, quindi questo è un minerale probabilmente limonite, e questo ferro, questo è il dato importantissimo, il ferro non è presente in altre parti del dinosauro, ma non è presente nemmeno in tutto il sedimento che circonda il fossile. Questo vuol dire che il ferro non è entrato nella carcassa dell'animale dall'esterno, ma è di origine endogena, cioè viene dal corpo dell'animale. E guarda caso, fegato, cuore e milza sono